La presentazione del programma del Turin Islamic Economic Forum 2017. Questa è la terza edizione del forum sulla finanza islamica, organizzato insieme dall'università, insieme alla città, alla Camera di Commercio e ad Assaif. L'appuntamento è il 6 e 7 marzo al Centro Congressi Torino Incontra. Sì, l'obiettivo è quello di far conoscere al territorio quali sono le opportunità della finanza islamica e far conoscere al mondo islamico quali sono le opportunità di una città come Torino, intesa quale piazza universitaria ma anche centro di eccellenza in diversi campi industriali e non solo. A chi è rivolta questa due giorni? A tutti i soggetti che sono interessati allo sviluppo del territorio ed è rivolto naturalmente a chi è interessato a investire sulla piazza torinese. Qual è la risposta piemontese a questo tipo di appuntamenti? Nelle precedenti edizioni la risposta è stata molto sentita e abbiamo avuto oltre 600 partecipanti nei due giorni di convegno, ma soprattutto attraverso i social e attraverso la comunicazione multimediale riesce a passare il messaggio che finanza islamica è assolutamente complementare a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto permette una maggiore inclusione sociale. I due temi forti di questo Turin Islamic Economic Forum sono da un lato l'inclusione sociale e dall'altro l'attrazione di investimenti, quindi si parlerà di quelle che sono le attività legate all'Islam che vengono effettuate sul territorio, quindi ad esempio tutta la pratica della città della salute nella multiculturalità del trattamento dei pazienti, ma anche tutto quello che viene fatto con le farmacie sul territorio per offrire un primo soccorso all'all friendly, e dall'altra parte il tema degli investimenti importanti, quindi le infrastrutture come ad esempio Metro 2, come ad esempio il grattacielo di fronte a quello di Intesa San Paolo che e delle ferrovie dello Stato, piuttosto che progetti industriali nell'aerospazio e nelle biotecnologie. Per noi il mondo islamico ha una triplice faccia. La prima faccia è quella di un'opportunità di mercato importante, perché è un mercato che si sta sviluppando e sta crescendo. Il secondo è, rappresenta un'opportunità di investimento, perché la finanza islamica, ricordo che è una finanza che ha diverse risorse, ha molte disponibilità e che lavora sul lungo termine, quindi una finanza completamente diversa da quella a cui noi siamo abituati. E poi in più sono dei nuovi imprenditori che arrivano sul nostro territorio. Il sogno che noi abbiamo è quello di portare una banca islamica qua a Torino. Questo è un lavoro sul quale stiamo lavorando e stiamo cercando di portare avanti. Poi è chiaro che poi tutto il resto, se noi riusciamo a portare qui della finanza che aiuta a finanziare le grandi opere, il fatto che ci sono sempre più imprenditori sul territorio, quindi vuol dire che c'è un territorio che è sempre più integrato, credo che sia già un bellissimo risultato.